Mino Borracino, assessore regionale allo sviluppo economico, un momento religioso importante, il messaggio di San Francesco. Lei si occupa di sviluppo economico, ma lo spirito di attenzione verso i più poveri, verso le categorie più disagiate, questo è il messaggio spirituale di San Francesco, che prescinde anche da un fatto meramente religioso, è una questione di rispetto della dignità umana sofferente. Esattamente, oggi dall'omelia anche di Sua Eccellenza il Vescovo abbiamo ascoltato parole di una Chiesa avanti, molto più avanti di alcuni rappresentanti istituzionali della politica nazionale, che tendono ad imbarbarire il clima. Oggi la Chiesa, e dovrebbe farlo anche la società, si apre ai poveri, si apre alle marginalità, si apre a tutti quei segmenti della nostra società che sono ai margini dei riflettori, delle telecamere, delle cose belle. L'evidente riferimento all'immigrazione e al modo bestiale in cui gli immigrati purtroppo vengono gestiti da questo governo. Esattamente, esattamente, e non solo il governo che gestisce in questo modo, ma è una parte dell'opinione pubblica che sempre più, appunto, uso questo verbo, si imbarbarisce, proprio dimenticando che quelli sono dei nostri fratelli, persone che hanno un colore diverso da quello della nostra pelle, ma che fuggono dalle povertà, dalle miserie, dalle guerre, dalle carestie, dalle malattie, insomma da luoghi degradati. Ed è legittimo pensare che qualcuno voglia migliorare, certo ci vogliono delle regole, ci vuole sicuramente un contributo importante per gestire questi flussi, ma non si può arrivare come si arriva in queste settimane, in questi mesi, a chiudere i porti, a recintare la nostra nazione. Si può arrivare al braccio di ferro con i paesi europei, ma quando ci sono 140 poveri disgraziati che stanno morendo nelle acque, devono essere accolti senza se e senza ma. Esattamente, hai dipinto il quadro esattamente, e su questo la Chiesa è straordinariamente avanti, ed oggi questa festa, San Francesco, cosa ha rappresentato rappresenta ancora per i credenti San Francesco, è proprio questo, è la testimonianza di una persona agiata che decide di lasciare tutto e di baciare i lebbrosi, di stare insieme ai poveri, agli ultimi, ai mendicanti, ai dimenticati. Oggi questo deve fare la politica, non può rinchiudersi in un conflitto perenne, ma deve dare spazio, sfogo a quelle persone che invece sempre più hanno bisogno di una società aperta, e in questo caso la Chiesa, lo ripeto, lo dico per la terza volta, è all'avanguardia rispetto alle istituzioni.